Dicevo, commissario Tajani, abbiamo sentito il suo discorso, no? Sì. Quando lei ha parlato, adesso mandiamo nuovi satelliti nello spazio che daranno più informazioni alle città per il traffico. Pensavo alle nostre città che annaspano, adesso non hanno soldi per tenere la mobilità, quel poco di mobilità sostenibile che hanno. Allora l'Europa può aiutarle? Ma l'Europa certamente può aiutare, anche perché la stragrande maggioranza dei cittadini europei vive nei grandi agglomerati urbani, diciamo tre quarti della popolazione vive nelle grandi città. Noi stiamo anche investendo nel progetto Smart Grid, che è un po' il fiore, Smart City, un po' il fiore all'occhiello della nostra politica sostenibile nelle città, ridurre le emissioni del 20%, incrementare il trasporto pubblico, incrementare nell'ambito del trasporto pubblico i mezzi non inquinanti, penso ai mezzi elettrici. Stiamo lavorando con un'azione forte per avere un sistema di costruzioni ecocompatibili, quindi avere una città che sia anche capace di risparmiare dal punto di vista energetico. E in più la nostra politica spaziale avrà delle ricadute concrete in Europa, penso a tutti i servizi che arriveranno grazie a Galileo, e a partire dal fine 2014, inizio 2015, i primi 18-24 satelliti di questo sistema saranno operativi e daranno servizi nel settore soprattutto dei trasporti, che potranno avvantaggiarsene, quindi avere nelle grandi città la possibilità di utilizzare una grande operazione, utilizzare un grande progetto europeo per vivere meglio e per ridurre imbottigliamenti, per ridurre quindi l'inquinamento e le emissioni di CO2, ma anche per rendere più facile la vita dei cittadini. I comuni devono informarsi, vedere i progetti europei, hanno speranze di ricevere dei finanziamenti? Assolutamente sì, ci sono dei comuni che già partecipano, hanno già avuto dei finanziamenti. Dobbiamo forse rendere più accessibili, ma anche i comuni devono essere un po' più attenti a quello che accade in Europa. Insomma, io ricordo sempre che noi abbiamo due capitali, una è Roma e l'altra è Bruxelles. Se volete una capitale economica, Milano, e così ne abbiamo tre, però ma adesso sempre Bruxelles. Si dice sempre dobbiamo tagliare, ce lo chiede l'Europa. Beh, l'Europa siamo noi, non è che noi siamo parte di qualche altra cosa. Siamo rappresentati in tutte le istituzioni, abbiamo i parlamentari europei eletti in Italia, abbiamo un commissario europeo indicato in Italia, l'Italia partecipa alle riunioni del terzo organismo istituzionale che è il Consiglio, l'Europa siamo noi, non è che noi siamo qualcosa. Non ci sono state riduzioni delle disponibilità finanziarie per questi programmi per la mobilità sostenibile? No, al momento no, direi per quanto riguarda Smart City aumenteranno di molto dal 2012 al 2013. Quindi. Allora andiamo subito a vedere. Certo, assolutamente. No, il professore sta tagliando le cose inutili per... No, io non...